Buonasera cari telespettatori, benvenuti a Box Pinelli. Sì, siamo in diretta, abbiamo deciso di far tornare la pioggia e quindi di cessare l'estate. Infatti il dottor Pinelli, per compensare un po' questa giornata uggiosa, è venuto tutto colorato d'arancione. Tranquilli, non è Hare Krishna, è sempre il nostro dottor Pinelli, che ci commenterà subito il titolo che abbiamo dato a questa puntata: l'estate va, la luce resta. I nostri occhi lo sanno, è proprio così? Sì, buonasera e grazie per questa introduzione, soprattutto grazie per questa puntata extra, speciale, perché alla fine tante richieste, la vostra disponibilità, quindi io sono contento di questo. Il titolo non l'abbiamo fatto apposta, il titolo diceva che la luce resta, l'estate va e oggi appunto piove. Io mi sono vestito così anche perché veramente ho preso due vestiti a caso nella valigia, venivo qua in fretta da Lugano e quindi non sono proprio... Non era una critica, anzi, no, un colore di grande energia e purezza. Ecco, però secondo me ci sta, nel senso che io me ne frego altamente che oggi piova e spero tanto che domani torni il sole. Vabbè. La luce resta perché sì, secondo me? Esatto. È vero che l'estate se ne va, il sole sarà un po' meno, però le stagioni sono belle tutte, ma la costante è che il sole continua a fare il suo lavoro e i nostri occhi continuano a prendere luce, più o meno intensa, però noi siamo batterie solari. Quindi è un nutrimento. Ecco, perfetto. Fa parte di madre natura e fa parte del nutrimento dell'occhio, al punto che i nostri occhi sanno benissimo che le stagioni si alternano e la frequenza che cala anche della luminosità si avvicina alla frequenza dei biofotoni utili al nostro corpo. E quindi ecco, quando eravamo in posti di questo genere, ecco, accumulavamo fotoni di questo tipo, sempre con una frequenza biocompatibile, perché la pupilla ha la capacità di selezionare i fotoni, mentre invece adesso possiamo avvicinarci di più a quelli biocompatibili. Perché continuo a dire questa parola? Perché noi, il nostro organismo è un organismo a basso voltaggio, quindi essendo noi batterie solari a lunga scadenza abbiamo bisogno di un voltaggio abbastanza moderato, e quindi durante l'estate il sole e l'occhio ci pensa da solo ad annullare anche certi raggi ultravioletti intensi, ma di base senza luce moriremmo tutti. Quindi la luce come primo nutrimento. Esatto. E abbiamo detto più volte, dottor Pinelli, che in buone condizioni di luce anche la nostra vista è molto più efficiente. C'è un rapporto proprio strettamente diretto. Sì, con la luce naturale. Io ho constatato questo, più volte l'abbiamo anche pubblicato. Persone con presbiopia iniziale che sotto i raggi ultravioletti al mare o al sole d'estate dicono: leggo comunque senza occhiale. Questo non dovrebbe essere possibile se fossimo davvero tutti così presbiti o stati così presbiti. Quindi vuol dire che la luce aiuta la lettura per vicino e la visione per lontano. Ecco perché noi operiamo con la luce e non con le vecchie tecnologie. La luce è amica dell'occhio e lo aiuta a vedere nitidamente. È come se ci desse un messaggio di salute. Invece è sempre stata considerata pericolosa, quando è troppa, dannosa. Io leggo a volte: mettiamoci gli occhiali contro il sole, proteggiamoci dal sole. Parleremo anche dei filtri modulati sulla luce solare. Certo, perché però, questo non vuol dire che comunque un buon paio di occhiali da sole non sia utile. Sì, purché non siano contro il sole, ma filtranti un sole un po' più moderato, amico. Io ho visto gente al mare, dopo 4 anni che non facevo ferie, ho fatto 23 giorni filati di ferie, mi sento tremendamente in colpa, però quindi ho toccato il mare dopo 4 anni, col dito, oh, quasi svengo. Beh, ho visto gente che toglieva gli occhiali da vista e li rimetteva, ma il giornale lo leggeva comunque al mare. Quindi ho ulteriormente riflettuto al potere della luce. Della naturale, luce, davvero. Sì, sì. Infatti anche questa nostra trasmissione sarà dedicata prevalentemente alla luce, ma a parte i discorsi iniziali che sono sempre un po' filosofici, poi andremo molto sul concreto, perché so che quello che interessa a voi è parlare proprio di tecniche
che poi non sono tecniche chirurgiche, sono esattamente non chirurgiche, sì, per ridurre i difetti visivi, per eliminarli e riacquistare una vista molto efficiente. Quindi entreremo proprio nel vivo con immagini, filmati, qualche intervista, sarà, sì, una puntata che io spero vi terrà seduti davanti al teleschermo con una certa attenzione. Gli occhiali in mano per dire: ma come faccio a togliere anche questo? Sì, 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 sì. Non è il nemico giurato degli occhiali, no, dottor Pinelli, no, no, però tutta la sua vita l'ha dedicata proprio a ridonare la vista ai suoi pazienti, attraverso quello che lui sa fare meglio. Io sa anche poi suonare benissimo, no, direttore d'orchestra, una volta, però quelle mani adesso ogni sono tanto impegnate. Un pezzo di Chopin una volta, perché... sì, sì. Ma no, i nostri spettatori che sono molto fedeli e tanti, e poi quest'estate ci hanno chiamato a frotte e eravamo chiusi. Per chiudere con la parte filosofica, io direi questo, siccome a volte parla sempre delle stesse cose e tecniche può essere una noia anche relativa, nella filosofia direi questo, che la luce, madre natura, la nutraceutica, qui dai, diciamo, arriveremo verso la fine dell'anno, faremo il grande sorpresone, stiamo preparando delle cose grosse, quindi abbiamo bisogno di prepararle e presentarle bene qui, sulla nutrizione integrata e dalla medicina integrata. C'è un altro aspetto che la luce ti dà, un certo tipo di legame a madre natura con pace, benevolenza, stile di vita, quando vedi naturalmente poi sei più tranquillo. Abbiamo avuto pazienti che hanno dei sintomi molto meno belligeranti, per esempio cominciano a fare yoga, cambiano alimentazione, che questo è il tema del mio libro. Quindi sono convinto che il messaggio della luce sia anche un messaggio di energia positiva. Quindi anche di rinnovamento in sostanza. Lasciamo stare, guardi, nel mio ruolo, nel ruolo di tutti noi che facciamo qualche cosa e tentiamo, guardi, di fare... Guardi che bravi dalla regia, hanno ricordato a noi, ma anche a voi telespettatori, che questo libro, che è un misto tra un, sì, romanzo scientifico ma anche un utile manuale, sì, da consultare spesso, è stato il primo libro, sì, romanzo del dottor Pinelli, perché le altre pubblicazioni erano, come si dice, dei tomi, dei mattoni, sì, scientifici. Infatti sono noiosissimi, da biblioteca, però ne ho, sì, fatti tanti, ma non li leggo mai. Questo è tornato per la terza volta, best seller Amazon in medicina. Bene, benissimo. Adesso ne stiamo concependo un altro, ma è troppo presto per parlare. Però la benevolenza, il voler curare gli altri anche a livello umano, come si faceva una volta. Sa, nel nostro ruolo siamo adesso accentrati di attenzioni, abbiamo attese per mesi, abbiamo chiamate, abbiamo richieste di tipi. Quindi l'energia negativa la vogliamo lasciare e che ognuno faccia il suo. Il mio dovere anche etico è quello di dare serenità possibile alle persone. Benissimo. Con questi messaggi rasserenanti, esatto. Ricordiamo ancora una volta il titolo, vabbè, l'abbiamo visto, poi qualche piccola comunicazione di servizio, noi siamo in diretta, quindi è molto importante che voi iniziate a telefonare, i centralini sono già attivi praticamente da un minuto dopo la sigla. Avrete notato un'assenza importante, la nostra Carlotta Chiappani, sì, piccolo problema di salute, ma si riprenderà prestissimo, le facciamo i nostri migliori auguri. E le mandiamo un bacione se ci segue da casa. E niente, questo per ricordarvi che chiamate, potete farlo, suggerite tutti i vostri problemi. Qualcheduno già si è portato avanti e mi ha inviato i messaggi in Facebook o tutti i mezzi possibili che aveva, ovviamente i miei recapiti, per cui ho già qualche appunto di domanda per il dottor Pinelli. Però fatelo, perché per noi è importante anche per orientare un po' la trasmissione. L'altra cosa che vi volevo dire è che siamo collegati con tre reti, quindi non solo Telecolor, ma abbiamo ETV Emilia Romagna e salutiamo anche ETV Marche. Finalmente ho conosciuto questa terra meravigliosa che ho sempre passato in velocità, invece le Marche sono veramente una stupende regione bellissima, piena di sorprese. Abbiamo contenta di avere questo pubblico. Abbiamo bellissimo, tanta gente che chiama da lì, viene da lì, da tutta Italia, anche dall'estero, vi vedono in streaming, ci vedono, sì, in streaming, sì, ma tanti da lì. E un'altra cosa, le persone si chiederanno, noi parliamo di luce, diranno: capito, ma io
lontano, vicino, presbiopia, miopia, come li tolgo? Certo. Allora, prima di entrare nella seconda parte con lei che condurrà questa cosa, io arrivo a parlare insieme, direi che c'è un metodo bilaterale, indolore, non chirurgico, che usa la luce, molto sicuro e che non entra nell'occhio con strumenti chirurgici. Questo è la luce. Quindi adesso abbiamo fatto la parte filosofica, però il problema era portare la luce a correggere i difetti e poi con luce e altre sostanze naturali mantenere una buona visione. Benissimo. Allora, noi incominceremo subito a mostrarvi delle immagini. Beh, questo, eccolo qua. Perché voi possiate capire subito, facciamo una premessa iniziale, che tutti i problemi visivi, di cui parleremo in maniera specifica, dalla miopia alla presbiopia, vengono trattati dal dottor Pinelli con la stessa tecnica che lui ha messo a punto in maniera autonoma. Quindi non pensiate che per ogni problema visivo ci sia un trattamento diverso. No. La tecnica è questa, è il Femto LASIK Lux. Infatti, guardi, lei è andata in tempo con le immagini. Io ringrazio la regia che ha dato un'ottima dimostrazione. Questa ragazza, ecco, bene, il fermo immagine è perfetto se vuole. Questa ragazza ha fatto Femto LASIK Lux bilaterale, quindi due Femto LASIK con dei fotoni di un certo tipo, e qui sta mettendo la riboflavina. Qui siamo alla Lux praticamente. La parte, finale. C'è una tecnica che usa la luce come terza fase di tre tipi di fotoni diversi senza entrare con un bisturi nell'occhio. Questa luce gialla è riboflavina, raggi ultravioletti, fotoni, e poi ne faremo una spiegazione dettagliata. Certo, sì, poi scendiamo. Questa nel è un'immagine dettaglio. Fantascientifica. A me piace tantissimo anche a livello estetico. Un'altra cosa, deve essere anche bello fare un'operazione. Non so, toccare l'occhio in una maniera un po' troppo pesante diventa brutto. Certo. Io ricordo il grande Brunello Cucinelli che disse un giorno che il nonno arava il campo dritto, lui dice: ma perché non facciamo un po' di curve con l'arato? Pesante è comunque, io ho detto, perché dritto è bello. No, ma è una cosa che va molto d'accordo, penso, con l'esigenza dei nostri occhi, che vogliono essere toccati il meno possibile, con grande delicatezza. Lo sappiamo perché anche alcuni interventi chirurgici che sono, ahimè, necessari, penso alle cataratte, ne vengono eseguite veramente dei numeri elevatissimi ogni anno, non solo nel nostro paese, è un problema direi abbastanza universale, sì. Quindi omogeneo in tutte le civiltà occidentali. Ecco, comunque la cataratta stessa sappiamo che anche se eseguita benissimo, da mani esperte, così qualche piccolo danno è un intervento intraoculare. Esatto, quindi, per cui ha ragione lei. In quanto destabilizzante anche minimamente l'interno dell'occhio, se non è fatto con tecnologia e mani super leggere ed esperte, con ultrasuoni di ultima generazione, può, ecco, noi la facciamo bilateralmente quando serve, però ecco, solo a casi selezionati. Quando possiamo, evitate. Sì, infatti, so che questa è un po' la sua politica, ma sarà anche un po' la sua missione nei prossimi anni, prevenire la cataratta. Adesso, da adesso a Natale c'è un po' di tempo, però noi prepareremo un bel regalone e alla fine dell'anno vi diremo perché con una serie di cose, doni di natura, possiamo cercare di prolungare un cristallino naturale. Certo, e veniamo invece ai difetti visivi. Ecco, a parte l'elenco ormai classico. Classico, sì, perché chi segue queste trasmissioni, ci vantiamo anche di dire che queste trasmissioni durano ormai da parecchi anni, perché segnano un percorso che sia la nostra emittente che il dottor Pinelli come oftalmologo e anche ricercatore, un percorso che abbiamo fatto insieme, sì. Ognuno per la propria strada, ma abbiamo cercato di raggiungere una sorta di crescita, sì. E quindi di pensare a una salute olistica. Lui per quanto attiene il suo ambito l'occhio, noi per quanto attiene il nostro più specifico delle diete e di una medicina il più naturale e umana possibile. E siamo giunti a una sorta di convergenza, cioè che la salute dell'occhio passa attraverso anche delle scelte quotidiane, vero dottor Pinelli? Quindi, io credo che noi avessimo già un'affinità
senza accorgersene, agli inizi. In fondo la nostra collaborazione è nata per caso. Tanti anni fa, penso che sia venuta una volta a sera per caso, e poi è continuata. Ma perché c'era già una frequenza similare. Io ancora non facevo quello che facevo adesso, facevo un po' diversamente. Ma c'era già il seme per la stessa mentalità. Certo. Perché questa emittente si sposa esattamente con quello che io sento da anni. Quindi, anzi, ho imparato anche molto, ma ho trovato una casa in cui non puoi dire certe cose in altre case, perché a volte non vengono capite. E poi perché siamo caratterizzati da un'assoluta libertà, per fortuna. Sì, eh? Però avete anche una filosofia naturale che è unica. Io ho visto in campo nazionale, non c'è nessuno, lo posso garantire, ne ho visti tanti e anche nomi altisonanti, non ci interessano. Qui abbiamo una filosofia comune. E quindi io direi questo. Siccome già un po' ad esperienza sento che la prima parte le telefonate su si sente un po' di rumore, direi. Partiamo proprio con la tecnica. Ma partiamo da me, e non per egoismo, ma per semplicità. Io ho compiuto 59 anni a luglio, mi piace dire la mia età perché così spero che qualcuno dice: ah, cavolo, pensavo meno, ma non è vero, quindi un'illusione, lo dico sempre. 59 a luglio. Poi non porto occhiali da lontano, non porto occhiali da vicino, portavo occhiali da lontano e portavo occhiali da vicino. Allora, io sono il numero uno degli operati. Cosa ho fatto? Ecco, ho fatto quello che chi viene da me chiede, anzi l'ho fatto con mezzi più rudimentali, senza i fotoni. Ho fatto una femto bilaterale, tutto bene, da lontano e vicino, non sono né presbite né miope. Oggi ho fatto, prima dell'estate, un bagno di fotoni puri negli occhi per ridarmi quello che mi è stato privato da 20 anni fa quando feci l'altro intervento, e quindi ho pensato che ogni tanto il fotone, ogni tanto, si potrebbe mettere sull'occhio senza, in assenza di effetti visivi, ma come un integratore luminoso. Allora parliamone, bene. Lei si è fatto i fotoni nel senso che si è fatto quell'ultima parte di trattamento che abbiamo visto sull'occhio. Io ho voluto la luce. Quella colata di luce brava, e brava. Di vitamina, che è riboflavina. Che ci avevano privato perché era nata per il cheratocono, poi ne parliamo. Esatto. Noi l'abbiamo data a tutti i miopi, ipermetropi, presbiti, astigmatici, come premio. Ma è premio. Paracel, quindi è osmotico. Si chiama Paracel, quello che abbiamo inventato noi, che poi ha preso il premio. Però paradossalmente, se il calzolaio va in giro con le scarpe rotte, io che ho inventato Paracel non l'ho ricevuto nei miei occhi, e questo mi ha dato fastidio. E quindi lei ha sperimentato? Mi sono fatto mettere Paracel negli occhi 3 mesi fa, senza problemi di visione, per un minuto, e mi sono fatto instillare i fotoni puri nell'occhio e vedere la reazione visiva, eccetera, e mi sono messo nella cartella clinica. Questo è molto clinica. Interessante, perché in futuro ci potrebbe essere uno sviluppo, cioè oltre ad avere pazienti che necessitano di intervento, lei potrebbe avere pazienti che vogliono ringiovanire la loro vista per mantenere una longevità, quantomeno una funzionalità. Una buona ipotesi questa, si può praticare? Sì, è già, stiamo lavorando con dei fisici quantistici, russi, viennesi. No, io mi candido, No, allora, l'ipotesi che i bagni di luce esistano già in nord, come antidepressivi, quando gli mesi bui, no, questo lo fanno. Ci sono le stanze blu, già in Svezia, in Norvegia, eccetera. Io pensavo come portare l'occhio, che portasse biofotoni nelle cellule del corpo intero, quindi io l'ho provato, posso dirvi che sono passati 3 mesi e devo dire, ho notato un benessere, una velocità di esecuzione e anche una, vorrei dirvi, una non belligeranza. Cioè io sono diventato più tollerante. Potrei non è solamente fotoni. L'età, è un effetto anti-aging. No, veramente. Cioè, ecco, io amo di più gli altri. Vorrei guardare, mi piace moltissimo questo suo aspetto, diciamo, ma perché umano, legato? Ma no. Mi interessa molto di più la parte quella tecnica, ma veramente l'occhio ha... Ne ha guadagnato anche in salute? Beh, io vedo più nitido, chiaramente, ma questo non è un sintomo. Perché vedo più nitido? Cristallino accomoda di più, è più veloce. Poi ci sono entrati i fotoni nelle cellule, sto bene di salute,
yin e yang funzionano, il peso funziona, non sono in quindi sovrappeso. Quindi in pochi minuti in sostanza di... Ho fatto un paio di minuti per occhio con Paracel potente, ho istruito esattamente una persona a farmelo, un collega. Ecco, si diceva che il Paracel... Che è il mio protocollo, quindi esatto. Gli ho insegnato il mio protocollo, poi lui ha firmato che non lo potrà mai più fare per nessuno. Il suo protocollo, ma sì, il Paracel però, lo abbiamo detto più volte, è stato venduto a un brevetto internazionale. Ormai è. E quindi è appannaggio di vari studi. Ormai ecco. All'FDA. Lo abbiamo visto più volte quel documento, è stato ecco. Addirittura sì. Segnalato sotto ovviamente, come dice lei, investigation, sì. Under investigation, ma è stato segnalato come diciamo la cura principale, giusto, negli Stati Uniti. Hanno scelto questa molecola per provare che le gocce su un occhio senza toccarlo certo. Saranno capaci con la luce di bloccare il cheratocono. Il cheratocono, quindi per il cross-linking negli Stati Uniti è stato indicato. Sì, esatto. Ma quando il mondo però dirà questo è già stato veloce, perché generalmente sono molto più lenti a portare avanti una teoria in generale. Certo. Allora, sa, la giustizia dei cieli e quella della scienza sono più lente dell'intuito di un pioniere. Bene. Però si può anche dire che se hanno scelto Paracel tra 30 tipi di... riboflavine diverse è perché era l'unico efficace. Certo, e poi ricordiamo ai nostri telespettatori, io non sono così esperta da poter dire se ci sono altri colliri osmotici, ma la sua intuizione è stata sicuramente la prima. No, osmotici no. No, ecco, ci sono quindi, altre riboflavine perché poi sai, che poi è la vitamina B2. Ah, la vitamina B2, uno mette vitamina B2 che ha questa caratteristica di reagire con i raggi UVA. È un fotosensibilizzante. Esatto. Queste sono le sostanze che contengono la B2. Ma noi poi ne parleremo anche a livello di nutraceutica più avanti, la isoleremo. Qui possiamo fare un piccolo rifornimento mangiando. Le noci ci sono sempre diciamo tra gli alimenti più indicati. Le diete le migliori, le 3, 4, 5 che spiccano nel panorama mondiale, hanno comunque tutte le noci. Noci e mandorle, certo. Noci e mandorle, sì. Quindi bene. Io direi che la B2 comunque va bene, quindi sicuramente tutti abbiamo bisogno di integrare anche un po', però la B12 in questo caso viene usata per uso topico, no? In sostanza, ed è osmotica nel senso che non richiede il sacrificio dell'epitelio, sì. Ed è straordinaria, immagino. Ce la racconti infatti sua intuizione. Tutti toglievano l'epitelio, ancora oggi? Perché lo fanno ancora, vero? Sì, come fare Pierre K, togli un epitelio, noi facciamo l'altro. Anche oggi mi sono trovata a consigliare una mia amica che, essendo di Parma, mi diceva che appunto avrebbe intenzione di fare un intervento di chirurgia rifrattiva. L'unica cosa che mi sono permessa di dire, essendo il dottor Pinelli considerato uno dei massimi in questo campo, chi non volesse o non potesse scegliere il dottor Pinelli almeno si guardi in giro e sappia che se vuole una tecnica meno invasiva, meno dolorosa, scelga almeno la LASIK. Ecco. La femtolasic che è il meglio. Lux a parte, è diffusa ed è fatta bene anche da altri oculisti certo, in Italia. Sì, sì. E tanti, e che saluto tutti, anche in Svizzera, saluto tutti, io l'ho detto, io sono diventato un po', sai, come secondo, terzo parere super partes, mi piace molto questa, un po' vescovile, cioè tranquillo. Quindi direi, mi va bene tutto, faccio... Ecco, saluti. Almeno però sappiate, cioè magari qualcheduno vi proporre la PRK, ci devono essere validi motivi. No, ecco, dobbiamo anche però perché dire questo. Perché è quella che sacrifica aiutiamo il vostro pazienti epitelio, e anche quindi. Aiutiamo i nostri colleghi a aiutarsi. E quindi a discernere quindi, un pochino allora, meglio. La femtolasic la trovate, chiedete, poi dovete avere un rapporto di fiducia, guardate un po' come si mette in colloquio la persona, fate tante domande ai dottori che saranno contenti di rispondervi, non si devono innervosire ma devono trattenervi molto a lungo nel colloquio. La parte lux non c'è perché è un nostro brevetto, si diffonderà e quindi con i fotoni. Ed è questo completamento che vi abbiamo fatto vedere più volte con la riboflavina che stabilizza l'intervento e vi fa questo regalo di fotoni. È dimostrato che ormai che abbiamo dei risultati stabili e molto interessanti, secondo noi più interessanti. Se invece queste persone devono fare refrattiva, beh, tra un femto e un dolore con epiteli preferisco quello, cioè il fento. Certo.
Bene, vi abbiamo dato almeno questo consiglio utile, no? Perché sappiate che solo 10 anni fa non eravamo così esperti e quindi mi è capitato personalmente di non sapere proprio la differenza tra una tecnica e l'altra, quindi di propendere per la tecnica più dolorosa, ahimè. Allora, abbiamo lo stacco pubblicitario, benvenuta alla pubblicità, che sarà soltanto di un paio di minuti, e poi di nuovo in diretta con voi. Telefonate, che ci fa piacere. Trovati, vi ricordo che siamo in diretta, siamo collegati con almeno 3 regioni, ma il nostro segnale viaggia anche con altre emittenti, quindi il canale nazionale ci manda dei buoni segnali, quindi mi fa piacere perché sono momenti importanti. Parliamo della vista, che è uno dei sensi a cui attribuiamo, ma giustamente, l'importanza maggiore. E adesso, a proposito dei difetti visivi, vorrei rimarcare il tema, la parola, che sono difetti e non patologie, perché poi ci capiterà anche di parlare di patologie a cui il dottor Pinelli dedicherà prossimamente delle trasmissioni. Molte sono davvero drammatiche, lo so anche dalle vostre telefonate, dai messaggi che mandate, quindi il disagio è fortissimo quando si ha una patologia. Ma anche un difetto visivo ti può rovinare la vita. Sì. Soprattutto nelle nostre telefonate con i testimonials scopriamo che molti questo difetto ce l'hanno fin da bambini piccoli. Vero. Beh, io credo che togliere una protesi cambi la vita di una persona. Nel mio caso io non mi ricordo nemmeno più quanto portavo gli occhiali, cioè sempre, o lenti a contatto, non mi ricordo più. Il viso torna a quel viso, come dicevano i tibetani, del primo giorno, cioè quello quando nasci, non hai nessuna minicola addosso. Bisogna essere, secondo me, consapevoli che questi oggetti possiamo usarli come vezzo, se ci piacciono, però averne bisogno, senza i quali non si vede, diventano protesi. Quindi noi possiamo togliere questi difetti, giustamente, che ha detto lei. Non sono patologie, non sono sentenze negative, però avere un occhiale spesso per meno 5 o più 3 o presbiopia con braccio corto di più 3 ci fa diventare un po' tutti un po' più vecchi e un po' più lenti e un po' più dipendenti da queste cose che piacciono tanto, ma a me insomma non più di tanto, li ho provati. La lente da sole mi fa piacere, mi piace, è un vezzo, vedo anche senza, ma quando l'occhio può fare a meno di questo oggetto, io preferisco non portarlo. Ma penso che tutti preferiamo una vista, una visione naturale. E quindi questo spiegherebbe anche il grande successo e i grandi avanzamenti che ha fatto la chirurgia refrattiva. Sì. Tanto che oggi definirla chirurgia è molto impreciso, perché siamo sempre più a un atto. Però è diverso rispetto a 15 anni fa, da quando siamo entrati in presbiopia, lei sa, siamo stati i primi qua a parlare quando tutti non erano d'accordo. Diciamolo anche a beneficio dei telespettatori nuovi, lo so che ogni volta abbiamo sempre una fettina di pubblico nuova e quindi magari si troveranno un po' spesati, noi diamo per scontato tutto. Dottor Pinelli è diventato molto famoso nel nostro paese, in Italia, perché è stato il primo a buttarsi a capofitto nel problema della presbiopia, quando molti altri suoi colleghi tuttora oggi insistono che è un problema quasi irrisolvibile, o perlomeno risolvibile a livello parziale. Io sono andato in Svizzera, invitato dal cantone, adesso vivo là. Certo, non adesso ho più nulla, dottor Pinelli. Però in Italia avevano magari un istituto di ricerca come il nostro, una volta, un centro che quando eravamo là, eravamo più di 20, quindi si faceva una grande letteratura scientifica, ma non solo, poi anche a Roma e in altri posti. E io ricordo che la Società Oftalmologica Italiana mi riprese pure per la presbiopia dicendo: non devi comunicare che si può correggere, eccetera, eccetera.
mentre invece dove vivo adesso e nel mondo vengo stimolato a portare avanti, poi anche in Italia la fanno adesso. Insomma, chi fa l'avanguardia deve sapere che ha un prezzo da pagare, però io ci ho sempre creduto e adesso cos'è successo? È diventata anti-aging, quindi la natura mi ha fatto capire che è anti-aging e quindi pensare a nutrizione, luce, eccetera, la conseguenza naturale del fatto che non accettiamo oggetti che ci fanno leggere. O certo, quelle che lei ha definito fin dall'inizio le protesi fisse. Le protesi fisse, sia che siano lenti a contatto che occhiali. La regia prima ha mandato in onda una slide, una tabella molto interessante che riassumeva in sostanza, era l'elenco dei difetti visivi. E anche nella sequenza di sì. scrittura si vede bene un po' quello che è stato il viaggio della moderna oftalmologia e della chirurgia refrattiva. Dalla miopia, che è stato proprio l'inizio, sì. i laser sono stati la grande rivoluzione, passando per la presbiopia, che sarebbe cioè l'ultimo traguardo, l'ultima barriera, ma anche l'ipermetropia e l'astigmatismo, considerati dei problemi piuttosto spinosi, no? Sì, soprattutto sì. un occhio ipermetrope, sempre un occhio un po' complesso, proprio per la sua natura. Ecco qua, diceva la miopia, occhio lungo e il fuoco davanti alla retina. Poi prego la regia se può andare all'ipermetropia come ha fatto prima. E ipermetropia e l'occhio diventa più corto e il fuoco va dietro la retina. Ci sarà anche qui una freccia dove il fuoco va dietro la retina perché l'occhio è più corto e quindi poi c'è presbiopia e astigmatismo. Alla fine cosa succede? Noi riportiamo il fuoco sulla retina. Certo. L'ipermetropia è più difficile perché è parente della presbiopia. Il cristallino la compensa e quindi ci può trarre in inganno. Per quello che si diceva non si può fare, tornerà il difetto. Bisogna fare un gioco di lenti dinamiche, mentre la miopia è più o meno fisso come gioco. Invece la presbiopia e ipermetropia è come operare un movimento, per quello che io tengo gli occhi liberi con due gocce di collirio e non do l'anestesia. Lascio che il paziente guardi a destra e a sinistra, anche perché quando i fotoni colpiscono virtualmente il centro, hanno l'eye tracking e loro sono più veloci dei movimenti degli occhi. Io lascio libertà durante la non chirurgia. Ecco perché molti dei suoi pazienti, ma anche bloccano. Nel corso di questa serata, raccontano, narrano il momento dell'intervento come proprio un viaggio con la luce, qualcosa dove loro sono colpiti dai colori luminosi e non hanno ricordi sgradevoli, non no. hanno la paura, non hanno il dolore, non Ma hanno... Quando arrivano i fotoni, ieri ricordo un caso, un wow di una signora, ha visto i fotoni tanti, come in quell'immagine prima dove si vedevano tanti puntini nell'occhio. Sì, li facciamo rivedere. Perché hanno scoperto ultimamente che l'occhio umano può percepire un fotone alla volta e può riportare fuori un fotone dall'occhio. Quindi hanno scoperto a Chicago Greg Schwartz e quindi ha dato ragione a noi. Ecco, questa è un'immagine un po' psichedelica, in realtà però è vero. I fotoni, miliardi di fotoni entrano nell'occhio. È vero, curano il difetto visivo, ma non si fermano. Il fotone si ferma laddove rilascia la sua energia, poi lì muore. Certo. E trasferisce un messaggio. Questa ha detto wow, gli dice... Questo è quello che lei ci sta raccontando. La ragazza sì, ha detto, sembra un teletrasporto, sembra una cosa... Proprio, sì. Sì, effettivamente quando vedi i fotoni fai un viaggio nella microstruttura anche energetica di una particella che... Sì, sì, tutti lo narrano, lo descrivono come un momento molto affascinante, dove la paura lascia il posto un po' allo stupore. Ecco, sembra di fare un viaggio nella luce. Viaggio, io li ho provati. È una sensazione di luce, ma sembra quasi di un trasporto in un'altra dimensione luminosa, laddove il verbo non parla, non so come dire. Bene, quindi questo per dire anche che un po' di ansia iniziale, di paura, è giusto che ci sia, siamo esseri umani, ma poi il cosiddetto atto, il momento della sala operatoria, diventa per tutti i pazienti del dottor Pinelli proprio grazie alla sua tecnica e anche al suo modo di essere, perché... L'avrete visto più volte, ascolta la musica, parla con i suoi pazienti,
racconta passo per passo quello che avviene, questo per me è molto rassicurante, cioè essere informato in tempo reale, e quindi viene sdrammatizzato una cosa che in passato ha destato sempre piuttosto terrore, farsi toccare gli occhi. Eccoli qua. Allora, vorrei dirvi, è bellissimo, eh? Ecco, questi sono puri fotoni, guardate. Vedete, il colore. Questo è che proprio ha un filmato che ha fatto uno dei nostri tecnici, anzi penso che sia Christian che è qui in studio con noi, sì, stasera. Veramente ed è molto bello, cioè non ci sono trucchi, non c'è inganno, è proprio quello che avviene. Questi a Seri, sono, questi Lugano. Sono i fotoni solari a 30 mm quadrato, a 160 nanometri lunghezza d'onda, e si avvicinano i fotoni di Po. Questo è il sole del mattino e del tramonto. Ma che bello! Ecco, sì. E quindi la sensazione è anche piacevole, è questa colata. Si vede una luce rossa, poi questa luce diventa multiforme, sono particelle. Quindi, ma non brucia niente. No, no, è fantascientifica. Sempre che ti abbiano messo su una navicella, ti portano. E vai, da un'altra e viaggi, parte. Viaggi con la luce. Parlano di questo. Per chiarezza, vorrei che il dottor Pinelli ci spiegasse perché la chirurgia refrattiva avviene sulla cornea. Cornea, noi parliamo sempre di solito quando parliamo di vista, di visione, noi comuni mortali, voglio dire, pensiamo alla retina e pensiamo alla pupilla. Secondo noi sono le uniche, diciamo, sono i protagonisti della visione. Ma la cornea anche ci consente di vedere. Infatti è lì che lei interviene. La cornea... credo che abbia un segreto, ha il segreto del suo fascino, è che è invisibile. Se noi guardiamo una persona, vediamo il colore degli occhi, l'iride, e percepiamo il colore di un occhio e la sua iride, e una riga nera intorno all'iride, che tutti abbiamo nera, e poi il bianco dell'occhio e il taglio delle palpebre, e lì ci fermiamo. Ma la cornea è invisibile, è la lente che vediamo solo di lato a una persona. La cornea è la struttura che ci permette di vedere il mondo davanti, come lente, come un osservatorio, quegli osservatori astronomici che sono in Cile, in Patagonia, la prima lente. Il motore e la proiezione delle immagini sta dietro nella retina. Poi c'è la lente intermedia cristallino, che non si vede quando si guarda una persona perché sta nascosta all'interno. Il fascino della cornea è come la bellezza di un vetrino di un orologio un po' curvo che ti protegge tutto il meccanismo dell'orologio. Se tu lo pieghi con degli arnesi, lo opacizzi e lo tocchi. Se tu lo moduli con la luce, puoi benissimo modulare il vetro di un orologio plasmandolo. E noi facciamo questo, non lo tocchiamo più. E quindi, a seconda di come riflette la luce, la cornea ci dà una visione più o meno efficace. Esatto. La cornea, a seconda dell'angolo, della struttura e della forma che le dai, ti dà un'immagine più o meno nitida. È il tetto di una casa curvo di cristallo, morbido, che se girato in un certo modo tu stai all'interno ti fa vedere gli astri, ti fa vedere, oppure ti fa vedere sfocato. Perfetto. Per aver accompagnato un mio familiare a Seri Lugano, dove ribadiamo ancora una volta è l'unico luogo, l'unica sede dove il dottor Pinelli e la sua equipe operano, e quindi non cercatelo altrove perché sono solo notizie fasulle. Dicevo, per aver accompagnato un mio familiare ho visto anche la serietà e la profondità delle consulenze, quindi delle visite oculistiche che vengono fatte prima di un intervento, perché questa raccolta meticolosa di dati porta poi voi, lei in prima persona, a perfezionare già prima l'intervento, cioè l'intervento viene già studiato meticolosamente, c'è un algoritmo, mi pare, io dico sempre che viene messo a punto con i computer, ovviamente. Io dico sempre che se devi prendere un... quello che sta dietro le quinte vorrei che ci raccontasse. Ma io penso che se devi prendere un 380 andare a Dubai... Jumbo, quell'uovo nuovo, o un 787 da Parigi, quell'ultimo modello, prima di partire tu sei già arrivato. Cioè i comandanti e il copilota vedono il meteo, tutto, e poi sanno esattamente cosa fare. Prima. Quindi noi facciamo una serie di esami,
facciamo, guarda i pazienti come sono rilassati, questa signora deve essere operata, dorme, tanto è tranquilla. Invidiabile no, la sua condizione. È tranquilla perché abbiamo, ma dorme perché è rilassata. Noi abbiamo messo tutti gli esami nelle macchine e quindi abbiamo preso tutti i dati e a un certo punto abbiamo già preparato. Quindi sono esami molto sofisticati, sì, veramente. Io dico che abbiamo gli occhi dei pazienti già in tridimensionale nel nostro sistema all in one. Quando vanno a casa e dicono torno settimana prossima per l'intervento, noi abbiamo già tutto pronto. E quindi la preparazione prima ci vuole almeno un'ora. Ecco, non c'è fretta nelle consulenze. Ogni persona fa almeno 5, 6, 7, alcuni 10 esami. Quindi ogni intervento è estremamente personalizzato, non anche mai... se noi ripetiamo le stesse immagini possono sembrare un rituale molto semplice. Sono in tutti fin diversi dei conti, quelli che vediamo. Però io non ovviamente ho mai fatto l'informazione due... che è stata data è veramente quella ad hoc per l'occhio del paziente. Io faccio l'artigiano. E quando l'artigiano, si dice, raggiunge un certo livello, dicevano diventa un artista, ma è artigiano. Allora, io non ho mai fatto due operazioni uguali, ne ho fatte più di 25.000, perché tutti gli occhi sono diversi. C'è qualche sfumatura diversa, come chi fa le scarpe a mano a Londra, in quella via di artigiani che fanno le scarpe. Per loro non c'è il 42, il 42, il 41, poi c'è il piede destro e sinistro del signor John, piede destra e sinistra la signora Mary, ma non sono i numeri che noi pensiamo. Noi lavoriamo su questo. Non ho mai fatto un occhio uguale all'altro, nemmeno in due persone che hanno lo stesso difetto visivo. Senti, come si comporta con il cosiddetto occhio dominante? Cioè noi abbiamo sempre, no? Sì, ciascuno sì. di noi ha un occhio che sì. predomina sull'altro. Sì. E... Lo rispetto molto, sì? Perché credo che la natura vada rispettata, lo privilegio. L'occhio dominante sarà quello che guarda più lontano, l'occhio segno, dominante. Anche se noi abbiamo due occhi uguali a livello di esame, il nostro dominante vedrà meglio dell'altro. È nato così. Ci è andato un occhio dominante, madre natura, per vedere meglio il leone dalla grotta. È molto ancestrale l'occhio dominante. L'altro non dominante non vuol dire che non vale niente, però è meno pronto nello scatto là. È più bravo nel centrocampo, ha più campo visivo laterale magari, ma ha meno il dettaglio per lontano. Infatti quando spariamo teniamo l'occhio dominante aperto. Ah, e poi è facile per tutti capire qual è il nostro occhio dominante, sì. perché senza pensarci molto provate davvero a far finta di sparare. Ma io dico, e sicuramente tenete aperto quello dominante. Dico, mi faccio l'occhiolino senza pensare, aperto dominante, spine il buco della serratura e quello dominante. Quindi sappiamo, ma, sì, lo sappiamo per istinto qual ecco, è il se pensi troppo ti incasini. È chiaro, allora, perché la vista è cervello, ricordatevi cari telespettatori. E il nostro cervello non è tutto consapevole. Noi non sappiamo tutto ciò che il nostro cervello fa, perché è un automatismo autoconservativo. Quindi l'occhio dominante noi lo trattiamo come l'altro, ma con una... non differenza, con due algoritmi un pochettino differenziati, non monovisioni, queste cose antiche che non si fanno più, in modo che abbiamo l'attacco e centrocampo, un Ronaldo e un Baresi, perché se fai due Ronaldo o due Baresi, da una parte segni però li prendi i gol e dall'altra non prendi i gol ma non ne fai. E quindi li facciamo fare un blended vision, diciamo noi. I pazienti sono contentissimi. Sì, infatti quella un po' la costante che noi sentiamo è proprio questa, che vengono rispettate le cose dette ormai più volte, cioè la bilateralità, la bellezza di quando si decide e c'è quella data, si fanno i problemi, si toglie da ambe le parti degli occhi, tutti sì, e due gli occhi, sì. Non vi do l'appuntamento uno, poi e uno, poi l'altro fra due oppure settimane. Oppure ti faccio mesi. Uno e l'altro, lascio meno uno e l'altro. Oh mio Dio, ecco. No, ecco, queste sono monovisioni grezze. Esatto. Io direi non ci sono rischi, No. Soffermiamoci anche su questo aspetto, no, non però, c'è rischio di infezioni, di perdere un occhio. No, però io non devo vedere bene da vicino in un occhio, non vedere niente a lontano e viceversa. L'arte sta nel brevetto nostro, sta nella sintesi dei due e farli parlare a seconda dell'indole, cioè uno guida i jet e l'altro
va in automobile in sì, paese. Sì, ma lei si è sempre anche battuto proprio perché ha detto, ma proprio perché la vista è cervello, cioè noi, il nostro cervello prima di riprendere a vederci bene ha bisogno di adattarsi, lei ci ha spiegato. Quindi se noi facciamo vedere bene un occhio e l'altro no, cioè lo mandiamo un po' in tilt. Il cervello, la cosa obbligatoria da dire ai pazienti, ma è utile per educare noi e loro, è che nessuno ha tutto il primo giorno. Una mela non nasce in un giorno. La nostra operazione dura, non operazione, 2 minuti, ma questo non significa, però al pomeriggio stesso il paziente ha l'effetto wow, dice, vedo tutto, benissimo. Poi però comincerà a migliorare, comincerà a cambiare, a vedere un po' i dettagli, luce, buio in una galleria, va in pizzeria al buio, prima c'era il sole, eccetera. E tutte queste cose vengono riimmagazzinate. E se anche dura un mese questa bella serie di fenomeni, siamo contenti. Certo. Ma non può non esserci, saremo dei mostri, perché il cervello è abituato a prima. Certo. Quindi gli aiutiamo. Io, su indicazione proprio sua, siccome lei più volte ha parlato di rieducazione e anche dopo l'intervento di esercizi per la vista, insomma, sì, una sorta di training sì, visivo. Si così. Chiama visual training. Sì. Visual training. Sì. Mi sono messa a leggere il libro del dottor Bates, sì, il metodo, famoso metodo Bates, no? Ma lo leggo senza occhiali. Provo a leggerlo senza occhiali, sì, quindi ci sto mettendo quasi un anno. Però sono arrivata a un punto che mi ha un po' turbato, dove consiglia negli esercizi di immaginare, di usare anche l'immaginazione per sopperire la visione, il ricordo di una lettera, il ricordo. Cioè la cosa per me è un po' inquietante, però probabilmente funziona così. Quando l'avrò letto tutto ne discuteremo. A noi visto piace, che lei è un esperto. A noi in piace questo. Molto integrare poi con Bates, visual training, eccetera, certo, dopo, sì, ginnastica sì, oculare, palming. Cioè palming, esatto. Ad esempio, Ayurveda, sì, abbiamo tutto un know-how post, oppure addirittura gli occhiali punterellati, sì, sì, che li inventò Leonardo da Vinci, poi Bates se ne ha appropriato. Questo non lo sapevo. Li ha inventati Leonardo, poi Bates ha detto, ho pensato che, ma c'era già Cartesio pure, si occupava di ottica e usava gli occhiali bucherellati. Straordinario, siamo come vedi con quegli occhiali bucherellati, ma è una cosa incredibile. Perché ti fai 1000 punti. Di fori stenopeici e quindi hai 1000 modi di vedere piccolo, restringi e vedi nitido. Cosa meravigliosa. Sì, ma aiutano l'assestamento. Noi gli certo, diamo un mesetto, poi la gente non li porta più. E infatti. Bene, allora andiamo un attimo nel dettaglio. Uh-huh. Abbiamo detto che di solito i casi che si presentano non sono semplici, semplici, non no, è solo miope, non è solo presbite, ma un occhio porta con sé un insieme di difetti. Sì. Di solito lei cosa dice? Due o tre? Io dico due. Dopo i 45 la presbiopia è obbligatoria, poi ce n'è un altro anche a volte. Sì? Miope presbite, hai ipermetrope presbite e poi c'è una popolazione strana, molto diffusa, del puro presbite. Dopo i 45 che dice ho sempre visto da lontano, anche da vicino, però adesso il braccio è corto e questa è la maggior parte. Però c'è anche il miope presbite, ipermetrope presbite oppure ipermetrope astigmatico e presbite. È questo e presbite che mi ha fatto incavolare io anni fa, perché dicevo basta, togliamo questa presbiopia. Ma cos'è? Gli spagnoli, ce lo racconta dopo lo stacco pubblicitario. Gli spagnoli dicono vista cansada. La vista cansada. La vista stanca. Va bene, sì, sì, dai, ritorniamo cari telespettatori dopo un paio di minuti di pausa pubblicitaria in diretta rigorosamente. Siamo qua. E spero che qualcheduno adesso dai nostri centralini mm-hmm, arrivi con i bigliettini, i famosi bigliettini per farci capire quali sono i vostri problemi. Io come vi dicevo ho già puntato qualche domandina. Ci aiutate se fate così e poi per il vostro problema personale vi aiutate facendo la telefonata perché tutti i quesiti avranno una risposta, sarete richiamati individualmente e avrete proprio la possibilità di porre le domande che vi stanno più a cuore, tutte, siccome molti di voi chiedono il prezzo, come, quando e perché, tutto quanto. Va bene. Non frenatevi. We'll be right back.
Bene, vi ringraziamo tantissimo, le telefonate sono veramente tante, abbiamo già superato le 50 nella prima parte della trasmissione, quindi vuol dire che ci seguite, ma soprattutto vuol dire che avete bisogno di trasmissioni come queste. I problemi che ci sono stati menzionati sono veramente tanti, importanti, sono soprattutto patologie, dottor Pinelli, e poi c'è un paziente di 56 anni che ha il cheratocono bilaterale dall'età di 17. Se ho capito bene, e a lui in particolare daremo la spiegazione appunto del cross-linking e delle problematiche legate al cheratocono, che è più diffuso di quanto possiamo immaginare. Per le persone che hanno patologie come la retinite pigmentosa, un foro lamellare, contrazione del vitreo maculare, e poi abbiamo un'infezione da post catarata, moltissime cataratte, distacco vitreo, insomma queste interventi si portano con sé un sacco di problemi. Chirurgico, retinica finale, sì, che ha detto, infiammazioni, queste cose, io per anche fortuna l'uveite non che le conosco, oh, mamma mia. Ciò che è osi e ite, io grazie a Dio, perché non entro nell'occhio, e quindi, però possiamo metterle nella parte natura integratore luteina. Quindi risponderemo a questi telespettatori. Sicuramente esatto. Li chiameremo tutti, da certo, domani c'è sì, già sì. In ufficio un sacco sì, di gente, sì, che, sì. Ma adesso sì, sì, li concentriamo è la più patologia. Avanti. Io parlerei invece di prima, interessante il cheratocono, sì, se mi consente. Sì. Ecco, questa è sempre stata un'evenienza considerata drammatica, perché di solito colpisce persone, si diceva prima prevalentemente i maschi, e giovani, sì, manifestandosi anche in maniera molto più severa, mm-hmm, in questa categoria di persone. Oggi mi sembra alquanto diffusa in entrambi i sessi. È sempre stata sottodiagnosticata. Infatti. Ti mettevano un paio di lenti a contatto, dicevano miopia, astigmatismo, senza farti la topografia corneale, avevi un cono frusto, non manifesto, e finiva lì. Poi andavano avanti negli anni e dicevano ma non vedo bene, non vedo bene, si scopriva che c'era una cornea conica, che era una cornea più fragile che si lascia andare. Allora si vede qui è molto accentuato, qui, però in sostanza è così, questa cioè è una foto da repertorio che non vediamo più. Il cheratocono è proprio noi agiamo molto prima, però anche lì c'era il trapianto della cornea come ultimo stadio. Io lo trovavo brutale, massacrante a livello psicologico, a livello di comunicazione eccetera. Cheratocono vuol dire che la cornea è più sottile, è più fragile, ha un collagene meno resistente, questo per motivi plurimi, può essere genetico, può essere nutrizionale, non sappiamo, può essere valli chiuse, posti in cui ci si incrocia tra parenti, sembra che qualche faraone egiziano avesse il cheratocono, abbiamo letto qualche documento antico, Sinuè, eccetera, Akhenaton, incisi col diamante, eccetera. Allora, non sappiamo, sappiamo che è sottodiagnosticato, sta aumentando, ma per fortuna sta aumentando il suo rimedio non chirurgico che elimina il trapianto della cornea. Certo, quindi questa persona di 56 anni, purtroppo non possiamo parlare direttamente, però ha lasciato il numero, certo. Ce l'ha bilaterale, certo. E anche questo è abbastanza frequente. Molto frequente, sì. Da una parte arriva prima il sintomo, dall'altra. Io direi a questo signore di 56 anni, che verrà chiamato da noi se vorrà informazioni, che oggi può tranquillamente pensare di non fare il trapianto, ma di fare un cross-linking che sta facendo questa signora nel video, esattamente così, bilaterale, transepiteliale, perché sia il collirio oggi che i minuti e l'intensità dei raggi ultravioletti fanno irrobustire il suo collagene da solo, la riboflavina, ponti collagene e raggi ultravioletti. Quindi si cementa un po' da sola questa cornea, è indolore, ha ancora un difetto visivo, se aveva le lenti fini prima, le terapie fini, ma lo tiene, ma non ha più lo spettro della progressione. L'alternativa era prendere un pezzo di cornea, togliere e mettere quella di un cadavere, cose di questo genere. Io non ho mai fatto un trapianto di cornea, perché non ce l'ho mai fatta, non mi interessava, non mi sembrava una... La stessa cosa sta avvenendo con la cataratta. Le faccio le cataratte, le insectomie lontano e vicino, stupendi, i pazienti stanno da Dio, eccetera. Però
devo usare ultrasuoni, stavo pensando a un vento Catalux, stavo cercando qualcosa che mettesse la luce anche lì. Perché... Sì, infatti sì, sì, avevo letto che si poteva cambiare anche sì, in futuro la Catalux, tecnica. Sì, abbiamo brevettato anche questa cosa per fare bilaterale, meno invasivo, ecco, perché la cataratta... Però la migliore cosa sarebbe aiutare il cristallino a non svilupparla nel tempo, ma quando hai gente che ha l'occhio già grigio e bianco devi sostituirlo. Ma quando la chirurgia è un po' gagliarda e pesante, poi la retina si lamenta, ecco che arrivano infezioni, retiniti. Questo agosto è stato pieno di infezioni, io ero al mare, ho incontrato oculisti che mi dicevano l'ospedale qui, l'ospedale là. Ragazzi, le infezioni ospedaliere si prendono anche perché c'è l'aria da un piano all'altro degli ospedali. Allora, quando tu fai una specialità come questa, non devi, se possibile, non devi avere altri reparti sopra sotto, devi stare da solo. Negli Stati Uniti, per esempio, il cardiocentro è da solo, poi ortopedia è un altro edificio, l'oculistica è un altro edificio. Sì, abbiamo visto come si propagano veramente a livello ospedaliero un sacco di infezioni che per alcune persone un po' defedate possono poi essere letali. Poi ci metti un mese con 35 gradi come quest'ultimo agosto tutti i mesi, noi abbiamo lavorato, abbiamo fatto certe cose, però abbiamo dovuto stare assolutamente nel nostro... Noi abbiamo uffici sopra e sotto, sterilissimi, ma non farei mai questa cosa con un reparto sopra e un reparto sotto. Su questo me lo sono promesso fin dall'inizio. Quindi, raggi ultravioletti, cheratocono, anche lì, indolore bilaterale e risolviamo il problema. Si chiama cross. Nel senso che le persone poi dopo possono avere una visione migliore, certo, quindi migliorare. Sì. Ma chi aveva le occhiali fini comincia a dire che a volte non li porta, ecco, se li dimentica. No? Dice, vedo meglio con gli occhiali la sera. Stabilizza la malattia, ma nello stesso tempo migliora. Sì, anche ti dà due linee in più di visione. Perfetto. Per esempio, appiattendoti la cornea, risulti meno miope. Quindi se avevi meno di miopia diventa uno di miopia e con uno di miopia a volte non li usi. Leggi meglio da vicino e li usi solo la sera a guidare, mentre prima li usavi di giorno andare al bar o andare al lavoro. Ma soprattutto ti sei tolto l'idea del trapianto, che è feroce. Senta, in passato già le hanno chiesto, e glielo chiederò anch'io, di parlarci un attimo della cornea guttata. Sì, perché bello, sta diventando un problema molto femminile. Cioè, è sempre stata una debolezza dell'occhio femminile dopo i 50 anni, secondo lei? No. E come mai i numeri sono così in crescita adesso? Perché la diagnosi è molto più accurata di una volta e la ricerca di una patologia è diventata più accurata di una volta. Le macchine sono più precise, la cornea guttata c'è sempre stata. È una patologia anche questa? Cioè... No, sì, la cornea guttata sì, possiamo mettere nelle patologie. È una scarsità di cellule endoteliali con qualche carenza qua e là, di una piastrella di un mosaico che qua e là è carente, però siccome il mosaico ancora lo riconosci, per cortesia, se è possibile lascialo stare. Certo, infatti anche qui si parla di... Trapianto di endotelio. Esatto. Siccome il trapianto di endotelio è diventato di moda, le cornee guttate sono aumentate. In realtà le abbiamo sempre avute e lasciavamo stare. Lei come le tratta? Io non opero cornee guttate. No, ho capito. Le mantengo con la luce più che posso. Perfetto. Se devo fare una cataratta... faccio molto molto soft con cornea guttata, cerco di non fare turbolenza, uso ultrasuoni di ultima generazione, metto la Lux dopo, ma quando posso, chi ha cornea guttata dico hai un po' di lentiggini nella cornea, bene, te le tieni, tieni gli occhiali e non ti tocco proprio, vieni una volta all'anno, prendi integratori naturali e non fare niente. Ecco, sì, poi ci torniamo sul tema degli integratori che guardate, sembrano una cosa marginale ma possono fare la differenza per una buona salute e una buona visione nel nostro caso. Quindi l'obbligatorietà del trapianto endoteliale io non l'ho mai vista in un paziente. Il paziente dice dottore non vedo tanto bene, vediamo la cornea guttata da gutta, latino gutta cavat lapidem dicevano, no? La goccia, benissimo, 9 decimi e mezzo, dico ma vede bene. Sì, ma non è nitido, però sono 9 medici e mezzo. Sì, perché sono occhi che vedono come soprattutto al mattino, come attraverso... Un vetro smerigliato. Esatto, sì, un po', però vedono, ma anche la sensazione di avere liquido nel... Riesci a fare questo, sì, riesci a fare questo, una sì. Vista acquosa. Quanti anni hai? 55, benissimo.
ma un po' di integratori ci vediamo l'anno prossimo. Benissimo, non quindi fare, è una buona notizia. Non è urgente un trapianto endotelio, perché se non garantisce il trapianto endotelio, la visione migliore dopo. Benissimo, poi torniamo a parlare anche un po' di patologie e di importanza dell'integrazione giusta, degli integratori giusti, perché ovviamente il dottor Pinelli non è tuttologo e quindi più volte ha detto che per alcune patologie è ovvio, è anche giusto cercare gli specialisti del settore, però per tutte le patologie lui ha una risposta, diciamo così, preventiva. Noi stiamo adesso... usciranno a fine anno e faremo, sì, diciamo, una gara. Ecco, però se parliamo chiaro, non abbiamo preparato 15 prodotti, di cui uno solo, Retinal Protector, oggi è diffuso e sta risolvendo casi importanti, pur essendo nato solo per proteggere la retina. Io l'ho chiamato Retinal Protector. Adesso ha una forma evoluta, una forma micidiale, compressa, stupenda, di cui parleremo a tempo debito. Certo, insieme a lui usciranno altri 5, 6, 7 prodotti fino al numero di 15, e questi mantengono la salute dell'occhio in tempi di pace, ma anche con iniziali retinomaculopatie, perché la pubblicazione scientifica dice che queste sostanze, se trattate in un certo modo, arrivano al tessuto retinico senza doverci andare con i laser. Perfetto. Io ci credo moltissimo, fa parte proprio della mia filosofia di vita. E quindi avete visto resveratrolo, luteina, mirtilo nero e centella. E la centella, che è la, diciamo, la grande scoperta, riscoperta del dottor Pinelli, perché questa potentissima erba la centella asiatica è favolosa negli occhi, per il microcircolo. Negli occhi non la usò nessuno, qui dobbiamo davvero dire che siamo stati anche bravini, fortunati o illuminati, oppure durante il sogno qualcuno ci ha dato un messaggio angelico, perché la centella è, ma con questi, perché se sbagli la dose, cambi la dose. È chiaro, cioè non è che questi quattro sì, ma in tre proporzioni. Per esempio, guardate questi pomodori neri, sono quelli sardi, no? Per pomodoro scuro. Sono pieni di resveratrolo, però al momento il resveratrolo è volatile, quindi devi isolarlo, certo, metterlo in un certo modo. No, noi ci possiamo aiutare con l'alimentazione, però purtroppo non è tutto. No. A volte gli integratori vanno presi, anche perché a volte c'è bisogno di una supplementazione. Se poi sono potenti, se poi sono compressi potenti con delle tecnologie che vi descriveremo, beh, a questo punto, ragazzi, hai un effetto bomba sull'occhio. Certo, lei poi ha sperimentato quanto siano veramente curativi, per cui devono lei essere, punterà su devono questo. Devono essere collirio sublinguali e non pastiglie o pasticche. Benissimo, sentite. Facciamo un po' avanti e indietro, sì, torniamo alla vista cansata. Presbiopia, la vista cansata. La vista cansata, la presbiopia. Uh-huh. Allora, il presbite di solito arriva che ci ha visto bene una vita e poi è così frustrante dover mettere gli occhiali. Lo dice con un'emozione. Perché le piace descrivere questa cosa, perché lei è il mio stato. No, lo descrive bene, perché dice ha sempre visto per una vita, e poi però il primo sintomo, almeno io me lo ricordo, è il braccio, no? Sì. Ecco, è il braccio. No, e poi sono questi continui aggiustamenti, cioè dormire così. Comunque. L'altro giorno ho visto una coppia di anziani, forse erano miei coetanei, non lo so, però io vedo sempre anziani lì. Non lo so quanti anni avessero. Comunque erano molto divertenti, perché erano due persone che leggevano moltissimo, li avevo già guardati un po' in albergo. E praticamente lei leggeva con i giornali, avevano il quotidiano, la questa distanza, lui invece ce l'aveva proprio col tutte braccio. Tutte e due erano presbiti, però lei era secondo miope. Me sì, avevano lei la loro era miope, quindi e lei l'aveva, e lui era ipermetrope, e Dio li fa, li accoppia, tra l'altro, sì, erano accoppiati benissimo, uno legge, l'altro scrive, e un terzo indaga su due sospetti, no, ma per dire, insomma, come a volte si è molto testardi e non si vogliono mettere gli occhiali, ma è neanche una per i presbiti non è che sia una gran cura mettere l'occhiale, anzi peggiora la situazione. Ma no, l'occhiale da lettura conferma da la presbiopia e te la fa aumentare. Ecco. Perché queste lenti sono i nostri cristallini. Allora, tu metti due lenti uguali ai cristallini. Allora, la tua lente non serve. Il cristallino ti dice: io non lavoro più, finalmente c'è un mio sostituto, bye bye, adios, come dice Cannavacciuolo, ti saluto. Allora che succede? Si opaca, non lavora più, la cataratta comincia a incrementarsi, si irrigidisce, il nucleo non lavora, non accomoda, quindi secondo me l'occhiale è anche iatrogenico, cioè
induce o favorisce un non movimento del cristallino. Perfetto. Ecco perché noi, lavorando sulla cornea, facciamo in modo che il cristallino ritorni a lavorare. Esatto, a essere attivo. Quindi se un organo ritorna, mi sembra di dall'antichità ancora dicevano che un organo che funzionava riprendeva il suo stato metabolico. Certo. Un cristallino che ritorna a lavorare si toglie un po' di ruggine. È un discorso proprio anche di metabolismo e catabolismo. Spesso all'origine del problema cataratta, ma anche di altri problemi, quali ad esempio le maculopatie, le retinopatie, spesso c'è proprio un problema metabolico. Se le sostanze tutte vanno nei vasi e dai vasi vanno nelle strutture vascolari, è chiaro che una cattiva alimentazione farà arrivare la cataratta prima. Facciamo un esempio. Semplificando al massimo. Facciamo un esempio classico. Chi prende cortisone per motivi seri e deve prenderlo, manifesterà cataratta da cortisone, che è una cataratta tipica. C'è niente da fare, quello devi operarlo. Non è regressiva, non ha regressione, è non torna indietro. Irreversibile. È irreversibile, non mi veniva la parola. Scusi, ma come il cortisone agisce così tanto su una cataratta in quel modo, un altro alimento pieno di grassi, di trans, come li chiamano questi grassi, potrebbe benissimo creare una sclerosi nel nucleo o sclerosi nucleare. E noi non lo sappiamo. Non ci ha mai detto che alcune sostanze di cui si abusa l'alimentazione aumentano un rischio di cataratta, perché non vi è letteratura in proposito. Certo, ma anche lì è un discorso molto complesso, perché se parliamo di grassi, noi abbiamo bisogno dei grassi per produrre acidi grassi. Quali? Indispensabili. Però, esatto, quali? Ma ci deve essere anche un equilibrio. Sicuro, ma io non dico che vanno eliminati i grassi. No, dobbiamo capire quali sono i grassi utili e quali sono i prodotti di spazzatura. Certo, quali sono i paleograssi o le cose che usavano i nostri antenati. La paleozona, per esempio, di Aronne Romano, come la dieta dei gruppi sanguigni, sono cose fantastiche. Il concetto è proprio vero. Andare a vedere come si stava meglio quando si pensava di stare peggio. Non c'erano. Io ricordo la cataratta quando ero bambino in anziani molto anziani. Oggi te la diagnosticano a 55 anni, c'è qualcosa che non funziona. Sì, è molto diffusa. E per anni è stata data la colpa al sole, quindi che faceva opacizzare e quindi creava comodo. Questa... È molto comodo dire del sole, così ci sono più filtri solari e non si controlla. Dottor Pinelli, quindi per l'occhio presbite, per il paziente che arriva da lei e si vuole togliere gli occhiali, quali risposte diamo? Stabilità dell'intervento? Sì. Possibilità invece che poi si ripresenti la presbiopia? No, noi facciamo... E l'intervento soprattutto qual è? Lo stesso? Femto LASIK Lux. Uguale, identico. Quando c'è già una cataratta, uno viene con l'occhio già opaco, è chiaro che non bisogna fare questo intervento, perché sarebbe poco intelligente. Quindi l'alternativa quale sarebbe quella lì? L'immissione Femto LASIK Lux. No, ma se ci fosse un occhio compromesso da cataratta, allora l'intervento... Se facciamo la cataratta e mettiamo una lente multifocale. La lente, ho capito. Però la maggior parte dei casi che lei tratta, lei riesce a trattarli con il Femto LASIK Lux. Dico di più, dopo non manifestano cataratta, anche persone in età di cataratta, dopo 5, 6, 7 anni. Perché poi li curiamo l'alimentazione e tutte le altre cose, certo, che vi diremo. E poi rimettiamo in movimento il cristallino. Comoda. È tutto lì il segreto, che poi non è un gran segreto. È come riabilitare dopo una stampella le gambe e dire facciamo una corsettina ogni tanto, anziché star seduti tutto il giorno sul divano. Quindi Femto, la presbiopia. Lei dice, interessante, dico, però ci hanno detto che torna. Tutte queste sentenze negative che ci hanno inculcato da secoli, veramente destruenti. Ma perché favorivano anche altri tipi di, secondo me, anche di business. Invece qui diciamo solo questo: la cataratta non torna se tu usi il cristallino. Quindi usi, accetti l'assestamento, accetti un piccolo disagio iniziale in cui vai a conquistarti di vicino, riusi un muscolo, controlli l'alimentazione, non andare in sovrappeso, perché a volte o farmaci, e lì purtroppo non ha colpa, ma
perché tutte queste situazioni sbilanciate riportano una stanchezza dell'occhio. Quindi sarebbe bene. Quindi ci vuole una certa consapevolezza, ecco. No, uno decide consapevolmente di fare un intervento, ma sa che sarà la partenza, è una conquista sicuramente, ma la partenza di un lavoro che le dovrà portare. Noi diamo un viatico. Noi diamo un viatico. Per esempio, certo, i risultati comunque possiamo spenderci, ecco, sono incredibili, sono stabili. Però ecco, non è che uno vive di rendita. Quest'ultima aggiunta della riboflavina, cioè stabilizza proprio la vista, e poi quando sarà dimostrato sempre di più in maniera scientifica, scopriremo quanto i fotoni e comunque penetrino attraverso il portale dell'occhio proprio le nostre cellule, e quindi lì avremo un discorso estremamente affascinante. Abbiamo tante conferme adesso, della luce. Dovrò andare anche in Islanda, pensi, a 3 giorni, a trovare un collega che ha provato con la luce, lui nei periodi bui, e fa femtolasic, concesso la lux. Chi stiamo operando adesso e di che cosa? Femtolasic lux di presbiopia, una signora, quindi i fotoni stanno facendo il loro lavoro. Ecco questo, guardate cari telespettatori, i fotoni stanno assolutamente andando. Il tempo reale, quindi è proprio una cosa siamo lì. Velocissima. Ecco, i fotoni stanno agendo nell'occhio, poi a un certo punto arriviamo con i raggi ultravioletti, che sono i fotoni del sole, del primo mattino e della sera. Eccoli qua, ecco, questo è una cosa che mi ha fatto impazzire la prima volta che l'ho fatta, la capacità di questo collirio di captare la luce e tenere in un cerchio, non farla scappare. La riboflavina solo lei riesce a captare la luce e a tenerla lì e poi a lasciarla andare nell'occhio, quindi te la cattura e te la porta dentro, non te la rimanda fuori. Se tu usi uno specchio invece, butti un raggio luminoso, te lo riflette. La riboflavina la prende, la trattiene e la trasmette. Meraviglia. Meraviglia davvero, meraviglia. E quindi lei è responsabile dell'accumulo e della trasmissione nell'occhio. E l'occhio prende questi fotoni e poi li fa passare anche dietro, eccetera. Ma chi abbiamo lì? No, i bambini li ho portati a dare un'occhiata. Sì? Sì. Era la mamma quindi operata? Era la loro mamma? No, erano i miei figli. Erano i suoi bambini quelli lì? Sì. I gemelli sono cresciuti allora? Ma lì non è niente, è adesso. Sì, sì. Li ho portati dentro a fare un giretto, stare buoni, erano entusiasti, impazziti. Seguiranno le orme del padre, no, eh? Mi auguro di no, perché non... Mi auguro di sì. Io non lo so, io vorrei che loro facessero quello che loro piace. No, sì, questa è naturalmente la cosa più sensata per un genitore. Ma era uno scherzo. Senta, siccome lei ha parlato in termini entusiastici e si è emozionato, ho visto parlare di luce, sì, perché ovviamente c'è anche tutto un suo discorso personale e... Mi immagino dietro ci siano state anche un sacco di battaglie, perché quando ci siamo conosciuti lei era proprio un po' un lupo solitario, sì. Famoso, apprezzato, considerato un po' il medico dei VIP, ma nello stesso tempo anche con un po' di detrattori. Anche per cui la scelta della Svizzera, sì. Per rispondere anche a molti telespettatori che criticano questa scelta, nel senso che la Svizzera è considerata più cara, è un allontanamento dal nostro paese. No. Però è stata una scelta, una necessità di libertà, una necessità di depositare brevetti in un paese dove i brevetti vengono apprezzati, esatto. E poi un invito, io ho detto sì, è un invito, certo, sì, anche questo è chiaro, cioè, insomma. No, voglio dire, avevamo 1000 motivi per restare, perché il lavoro era straordinariamente tanto, ma io stavo cercando di capire cosa vuol dire tanto e cosa vuol dire poter evolvere nella tua missione naturale. Certo. Non puoi tu sottrarti al tuo destino. La vuole vedere l'intervista del dottor Pappagallo, il famoso... Corriere della Sera. Sì, Corriere della Sera. Guardi, io vorrei portarglielo parla un di giorno, luce, sì. Mi sa che qualcosa abbiamo già sentito, perché è uno stralcio di una lunga intervista, però... È talmente bravo che... Lo sentiamo un pochino, sì, allora. Sentiamo che ne pensa. Qualche minuto. Intanto voi, se volete... Continuare a telefonare, i vostri problemi, sono problemi che verranno presi in considerazione dall'equipe del dottor. Lui era presbite, tra l'altro, ha fatto i fotoni, era presbite, sì. Quindi è passato sotto i ferri del dottor Pinelli anche lui, No, senza ferri. Senza ferri, non si può più dire questa fotoni. Frase ad effetto, fotoni. Parte allora l'intervista? Bene. Ti
qui alla serie di Libano un noto personaggio. Abbiamo qui Mario Pappagallo, lei lo sappiamo, lo sanno tutti, è giornalista scientifico per molti anni, si è occupato appunto di medicina. Tanti anni fa è stato operato proprio dal dottor Pinelli. Qual era il difetto di cui soffriva e perché ha deciso poi di intraprendere questo percorso? Ovviamente io avevo un po' di miopia, iniziavo ad avere una presbiopia e poi ero ipermetrope da sempre, quindi avevo, e ovviamente girando, ascoltando, chiedendo, nessuno mi risolveva la presbiopia. Mi potevano risolvere la miopia in due volte, sto parlando di quella che era la situazione in generale. Il discorso di tutte e tre i difetti tolti in una sola seduta era una proposta che, cioè, ovviamente parlandoci con il dottor Pinelli, conoscendolo, arrivando a discutere e raccontandomi che era possibile con la sua tecnica, eccetera, con le sue con la sua tecnica, perché poi lo praticava solo lui in realtà questa ipotesi di lavoro. Ho accettato di sottopormi all'intervento e con grande sorpresa, devo dire, intanto no, per quello che conoscevo giornalisticamente, anche per aver parlato su questi interventi, scritto e visto come verificavano, intanto in una sola seduta, in pochi minuti, ho risolto tutte e due gli occhi senza nemmeno accorgermene, anzi ero convinto che non avesse fatto ancora niente. Poi sono stato un po' di ore al buio, e subito dopo, la mattina dopo, io già gli occhiali non li usavo più. Ovviamente usavo degli occhiali per proteggere per un po' di giorni, per proteggere dal sole gli occhi, eccetera, ma questa è una banalità, ma nulla di tutto quello che mi era stato proposto o che era previsto nella norma in quell'epoca lì. L'intervento lei l'ha fatto tempo fa, a distanza quindi di un lasso di tempo considerevole. Com'è oggi la sua visione? Non ho più messo gli occhiali, ho fatto dei controlli in seguito col dottor Pinelli, non ho avuto nessun bisogno, ma cioè il controllo era più per vedere com'era la situazione. In realtà non avevo bisogno nemmeno di fare i controlli perché non avvertivo nessun cambiamento, e io gli occhiali praticamente l'ho aboliti. Ora bisogna tenere presente il lavoro che facevo, i ritmi di lavoro che facevo all'epoca. Io ovviamente passavo molto tempo davanti al computer, ovvio, molto tempo con luce artificiale, perché il mio al giornale i tempi sono serali, computer, luce artificiale. E questo prima, quando portavo gli occhiali, avvertivo una stanchezza e quindi un peggioramento. Dopo l'intervento io non ho avuto più nessun tipo di problema, anche se sto tante ore davanti al computer, non ho più la stanchezza che avevo prima. Il dottor Pinelli spesso parla di una sorta di ringiovanimento generale appunto dell'occhio. Probabilmente, questo lo può dire lui, certo. La sensazione c'è. Ecco, però per noi lei è sicuramente una testimonianza speciale, appunto perché è esperto in materia, quindi immagino che abbia scritto ampiamente di queste tematiche negli anni scorsi. Io credo che, secondo me ci sono le possibilità oggi, oltretutto, di fare un discorso che prima non si faceva, e ci sono gli strumenti e ci sono anche le conoscenze, addirittura per prevenire alcune patologie dell'età, con delle novità anche in fase di sperimentazione che possono proprio prevenire l'invecchiamento delle componenti dell'occhio. Poi oltretutto ho parlato recentemente proprio col dottor Pinelli di tutto un discorso. Allora, ci sono delle frequenze luminose, ci sono delle energie che vengono dalla luce, che poi, essendo esperti, la gente sente parlare per esempio dell'effetto serra, eccetera. Noi abbiamo un rapporto con la luce che viene dall'atmosfera, con le frequenze luminose, un rapporto che forse era più studiato nell'antichità di dopo, ora si torna a studiare, ed è interessante come proprio il rapporto degli occhi sono l'organo
sensoriale più vicino al cervello, stanno dentro il cervello come struttura. Gli occhi potrebbero essere anche la via d'accesso di effetti delle frequenze luminose sull'organismo. Non è detto che in un futuro prossimo, tramite gli occhi, tramite le frequenze, già oggi ci sono delle pratiche di medicina olistica, per esempio la cromoterapia, che ovviamente non è mai stata sperimentata oltre tecniche di rilassamento, cose del genere, però ci possono essere basi. Ma nell'antichità, per esempio l'antico Egitto, l'occhio era la via d'accesso dei farmaci, pochi farmaci che avevano venivano proposti, e anche i veleni peraltro, si uccideva mettendo del veleno nel collirio, quindi voglio dire. Sì, molto interessante, molto. Poi si vede persona colta e comunque ha descritto bene questo tema della luce, perché per noi è diventato un tema ricorrente, ma forse le persone da casa non si rendono conto di quanto sia davvero così importante, così connesso proprio con la nostra natura. Ma sarebbe bello portarlo qui una volta insieme, come testimonianza da lei, se gli fa piacere, perché lui è entusiasta, è stato responsabile della medicina al Corriere della Sera e ne ha viste. È una voce autorevole, conosce indubbio, i migliori scienziati del mondo di persona. Però ha colto qualcosa certo, in là. Certo, in quest'ultima parte dell'intervista ha veramente espresso molto bene. Quello che mi ha colpito però, e vorrei ritornare prima della pubblicità a questo discorso, è quando ha deciso di farsi operare, e le sue problematiche erano, come la maggior parte delle persone, un po' intersecate, perché ha detto di essere miope da sempre. Da una parte era miope presbite, dall'altra ipermetrope, dico, non è una complicazione da poco. Nessuno si era preso la briga di operarlo e di risolvere i problemi insieme, perché già gli avevano prospettato due interventi per la miopia. Diciamo che io conosco Mario, quindi Mario si sta ascoltando, verrà qui e confermerà, perché... Poi quindi, facciamo la prova del ma nove. Guardi che questo è ancora una cosa che è abbastanza, non dico comune, però spesso la gente comune. Si trova. Io ti ho detto, devo andare in Islanda a parlare con una persona che è l'unico che la fa dalla Norvegia in su, ecco, la Lux così. Ma quando venne da me lui è perché a Milano non trovò nessuno che lo voleva operare. Cioè, e siamo a Milano, per dire, dove si dice ci sia anche un po' l'eccellenza in tutti gli ambiti. Ma non si dubita che c'è l'eccellenza nella medicina. Stiamo parlando di avanguardia noi, che è un'altra cosa. E l'avan scoperta è un'altra cosa. Luis Antonio Ruiz non è la Colombia. È l'avanguardia, poi ci sono ottimi chirurghi colombiani, ma non vuol dire che l'avanguardia sia meglio, l'avanguardia è nata per aprire una breccia nei muri, quindi lui ha colto questa cosa e ha parlato con fisici quantistici, è andato a Vienna a parlare, gli hanno detto Pinelli fa questo, sapevano che c'era un oculista che, fra un po' ci saranno 100 oculisti che, ecco io la vedo così, è il destino nostro dello scienziato, Picasso quando fa un quadro è suo tutta la vita, noi felici o ahimè dovremo condividere le nostre scoperte con tutti gli altri, la scienza è da condividere, ma è bene così. Allora, rispettosi degli stacchi pubblicitari, ci fermiamo qui per un paio di minuti, salutandovi però vi ricordiamo che nell'ultima parte avremo qualche telefonata in diretta, parleremo di integratori e se volete approfittare anche per telefonare ci fa piacere, sì. Rifacciamo un pochino il report delle telefonate. Eccoci qua, allora le telefonate come era prevedibile fioccano e continuano e mi fa molto piacere, non è solo una questione diciamo di record, ma mi fa piacere che ci sia interesse, che ci sia gente che così occupa il suo tempo anche ascoltando queste informazioni scientifiche, e parlare degli occhi è molto bello, è molto importante parlare della salute dei nostri occhi. Sa che abbiamo qualche telefonata, ecco.
Mi stanno segnalando dalla regia che abbiamo già il primo. Vuole che rispondiamo al telefono? Andiamo. Poi però gli integratori. Facciamo un paio di telefonate. Ancora sì. Perché sono patologie tante, integratori. E poi parliamo del resto. Okay. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Allora. Buonasera signora Antonella e dottor Pinelli. Buonasera. E noi con chi parliamo? Sono Giuseppe Gallo, abito a Vareggio, ha detto... in provincia di Milano. Ah, provincia di Milano. Giuseppe Gallo, e qualcosa mi dice che lei è un paziente del dottor Pinelli. Certo. Sbaglio? No, no, non sbaglia. Eh. Io sono stato dal dottor Pinelli e sono stato, ho fatto l'intervento e sono molto contento, soddisfatto e felice. Io allora. Sono, ho anche un'età un po', diciamo, in là, ho 83 anni. Ha una voce cose. Molto giovane comunque. 83 anni. Pensa dai, che dai. Bello. Ho 83 anni. Sì, cioè. Seguo Telecolor da parecchi anni. Ho conosciuto il dottor Pinelli tramite le vostre trasmissioni. Da oltre 30 anni portavo gli occhiali. Tre tipi di occhiali. Un tipo multifocale che mi permettevano di vedere bene il vicino e il lontano, un occhialino per la lettura da vicino e un altro occhiale per la mezza distanza che usavo al computer. Quindi un disagio notevole nel cambiare continuamente tipo di occhiali. Eh beh sì, eh. Da qualche anno seguo le trasmissioni del dottor Pinelli, le vostre trasmissioni dove c'è il dottor Pinelli che partecipa, ho letto il suo libro In viaggio con la luce e mi sono convinto che potevo togliere gli occhiali facendo il trattamento che lui proponeva. Il fatto dell'età, la mia età ripeto 83 anni, non è stato un impedimento al desiderio di togliere gli occhiali e di riavere una visione naturale, anzi questa possibilità mi ha entusiasmato, io sono felice. Oh. Che bella cosa, signor Giuseppe. Veramente, sono... veramente, sono felice. Ma sono felice. Giuseppe, io ti sento felice, posso farti una domanda? Certo. Perché mi fa felice molto questo e guarda, non c'è ego, niente, sono proprio qua come un bambino a ascoltare te con l'entusiasmo di un bambino piccolo. Allora, 83 anni hai detto, quindi sono anagrafici, biologici, sarà almeno sui 50, non lo dice a nessuno ma sarà così perché la biologia e l'anagrafe in te sono separate, l'età cellulare tua non è quella, però grazie per questa chiamata, perché dirà a tante altre persone che non è obbligatorio un certo tipo di età in su per non poter fare alcuni interventi e noi siamo la dimostrazione. Ma certo. Siccome ci segue da un po', cos'è che l'ha fatta proprio decidere Giuseppe? La lettura del libro, qual è stato il momento della decisione? No, il momento della decisione era di poter trovare questa tecnologia, chiamiamolo sì, questa... la Femto LASIK Lux, sì, che è la tecnica. Sì, sì, sì. Ma lei quando l'ha fatto l'intervento? Per me è stata un'occasione e ho voluto approfittare di questa occasione. Benissimo. Cioè, io sono sempre alla ricerca di un miglioramento di vita. Certo. Io cerco sempre, non so, di migliorare, di star meglio. E questo è bello, probabilmente è questo che le dà questa salute, questa giovinezza che riusciamo a intuire dalla voce, noi, solo sì, ma è una voce che è salda proprio, quindi è una voce che ha vigore. Senta, sì, quanto tempo fa? Gioia di vivere. Sì, perché lei ha ancora una progettualità e si sente, è importantissimo. Posso chiederti una cosa?
due cose insieme. Una, anticipo alla signora, quanto tempo fa hai fatto l'intervento? Esatto, la sua domanda. Sono molto curiosa. E poi se hai avuto un conferme o cambiamenti anche extra occhi nella tua energia personale, entusiasmo, altro, come parlo nel libro, la tua esperienza in generale, non solo l'occhio, cioè l'occhio come primo motore, allora, di qualcos'altro. Io ho fatto l'operazione, l'intervento in giugno, quindi mi recente? Sente? Sì, in giugno. E niente, io ho sentito un miglioramento, a parte il fatto, la soddisfazione di non portare più gli occhiali, di essere libero, di aver acquistato la visione, ma poi un miglioramento, un entusiasmo generale. Cioè io alla mia età ho potuto fare usufruire di questa tecnologia, di questa è una bella soddisfazione. Intuizione del dottor Pinelli, così io sono felice di poter di aver approfittato di questa occasione. Bene, bene. E con la telefonata ci gratifica con la telefonata, sia ma il dottor Pinelli che noi come emittente. Sono contentissimo di aver seguito sempre le vostre trasmissioni e di aver conosciuto il dottor Pinelli, che per me è un artista. Cosa devo dire? Sono felice. Bene. Sono felice. Confermo che il trattamento è stato eseguito in entrambi gli occhi contemporaneamente, che è assolutamente indolore e che gli occhi non sono stati toccati da nessun strumento, questo lo posso confermare. Ti ringrazio. Poi c'è un altro fatto, che l'intervento l'ho fatto insieme anche a mia moglie, ho portato lì anche mia moglie. E quindi siamo stati, abbiamo fatto l'intervento tutte e due nello stesso giorno. No, certo, ma è bellissima, ma dai, che questa bello. Cosa. Sì. Ma sì. Questa è la coppia che vorrei anche avere in studio, perlomeno veramente. Dai. Ma mia moglie, che è sempre attaccata, perché dove vai, cosa fai, lo faccio anch'io. Ha voluto farlo anche lei, perché anche lei portava gli occhiali. Fatto bene. E siamo là andati tutti e due. Bene, allora siete tutti e due senza occhiali, ma sarete una coppia veramente strepitosa. Occhiali, sì, faccio no, allora vengo anch'io e vieni anche te. Siccome portava gli occhiali anche lei, multifocali, siamo andati là insieme e le abbiamo fatte contemporaneamente. Ma i vostri, non so se avete figli, comunque i vostri familiari, abbiamo. I vostri conoscenti, come vi hanno accolto? Cioè, sono rimasti stupiti vedervi così? Sono rimasti stupiti, hanno chiesto come mai, perché ci hanno visti senza occhiali e noi abbiamo raccontato la nostra avventura. Sarete diventati famosi, immagino, avrete grande popolarità nella vostra comunità. Bene. Certo, dice. Certo, sì, sì. Complimenti, questo mi piace moltissimo e bene, sono contenta. Allora, un uomo simpaticissimo, pieno di vitalità e immagino che anche sua moglie sia altrettanto. Grazie per averci chiamato e per aver portato questa testimonianza. Grazie. Grazie. Si goda questa visione, questi occhi nuovi e sappia che i fotoni le regaleranno una nuova energia, ancora di più. Grazie ancora. Sono sicuro. Davvero. Sono sicuro. Ciao, grazie. No, è troppo bello questo. Bella. Ma lei ci pensa, dottor Pinelli? Una voce bronzia. Siamo qui, parliamo. Dall'altra parte ci sono persone che recepiscono, che pensano, che decidono. Poi diventano suoi pazienti, sono cose meravigliose. Apriamo una parentesi, 83 anni, ci sono alcuni paesi al mondo dopo i 65 dicono di non far più nulla perché avranno la cataratta. Questo che non ce l'avrà mai questa signora cataratta, perché adesso usa il cristallino come un galletto di 20 anni. Quindi che bello, è diventato, che bello. È questa voce bronze, era giovane. Sì, sì. Io osservo molto, infatti, e noto che l'invecchiamento si accompagna sempre con una voce un po' tremolante. Sì. E quando c'è una brutta malattia così, la voce ne risente molto, come ovviamente ci sono altri segnali nel corpo, ma la voce squillante comunque è segno di buona. Non mi aspettavo veramente bella questa telefonata. Una sorpresa. Ce la facciamo a fare un'altra velocemente, perché noi vorremmo ritagliarci almeno 15 minuti per gli integratori. Ci dedichiamo un po' anche, esatto. Pronto?
Pronto, buonasera, io sono Maria Rosa, telefono da Dongo sul lago di Como. Bello, che bellissimo bello. Posto. Ecco, io volevo portare la mia testimonianza ultra positiva per quanto riguarda il mio intervento fatto presso il dottor Pinelli. Sì. Non solamente fatto da me, ma da mio marito e da mio figlio. No, ma questa sera bellissimo. Ci volete stupire. Quindi, addirittura se marito prima, se prima erano in due, noi siamo in tre. Anche il figlio, ecco, sì, stiamo facendo se un po' di cose di famiglia. Po' questi. Beh, ricordo benissimo, come probabilmente no. Passano tanti pazienti. Dove mio marito è anche stata trasmessa da parte di Telecolor l'intervista e il dottor Pinelli l'aveva apostrofato come Tom Cruise. Sì, infatti, ma dai, il famoso Tom Cruise, certo. Quindi ce l'abbiamo, sì, in, ce l'abbiamo nei detto. Nostri archivi, sì. Suo marito. Sì. Hai gli occhiali come Tom Cruise, Mission Impossible. Sì, esatto, io volevo dire che praticamente tutti e tre in famiglia da 4 mesi abbiamo completamente abbandonato gli occhiali e se il signore di prima era felice, noi siamo strafelici. Bene, state quindi bene tutti e tre, insomma, non avete avuto problemi? Sì, veramente, io avevo 3 patologie, ipermetropia, miopia e astigmatismo, mio marito aveva una forte presbiopia e mio figlio aveva una miopia abbastanza importante. Sì, portava le lenti a contatto da 20 anni. Il dottor Pinelli le aveva anche detto al limite se avesse avuto dei problemi di portare degli occhiali un meno 50 per la guida, non ha sentito neanche la necessità di quelli. Ma che bello. Bene, quindi sono rimasta anche un po' senza parole. Tutti i componenti della i 3 componenti della vostra famiglia, sì, ma è nello stesso giorno anche, no? No, io l'avevo fatta in tempi diversi perché il mese di marzo, invece mio marito e mio figlio il mese di aprile. Quindi comunque tutti abbastanza recenti, voglio dire, però non così recenti da non aver avuto il tempo di stabilizzare il risultato. Quindi tutto quello che diciamo, ripetiamo in tutti questi anni, la bilateralità, l'assenza di dolore, la velocità del post-operatorio. È verissimo tutto. Sì, eh? Ecco, no. Certo, mi certo, piace veramente. Dire delle cose veritiere, cioè mi sentirei veramente. Non in regola con la mia coscienza, quindi confermato no. Tutto. Tutto quello che dice il dottor Pinelli è veramente quello che succede. Avviene così. È così. Che cosa è la cosa più bella che fa senza occhiali? Cioè la soddisfazione al mattino, non lo so, un momento della giornata allora, in cui lei... La prima soddisfazione che ho al mattino è che mi guardo tutto il giornale senza gli occhiali. Che bello. E poi sinceramente cambia completamente tutta la visione della realtà. È così, e poi è semplicemente effettivamente, così. Effettivamente la vita è diversa. Bene, allora Maria Rosa, noi la ringraziamo, le auguriamo ovviamente di mantenere questi livelli molto soddisfacenti, addirittura entusiasmanti di vista. Lo sa, i consigli che ogni tanto il dottor Pinelli ci regala, quindi certo. Di fare attenzione con le luci artificiali, perché tutti siamo tentati di stare qualche mezz'oretta a leggere i messaggi sul cellulare, certo, i certo, computer, certo. Quindi attenzione perché sono veramente luci dannose, almeno bilanciare, vero dottor Pinelli? Sì, comunque, fare un po' di esercizio. Grazie davvero. Ma sono tutte cose che sono fatto, marginali. Ci ecco. Sembravano 2 terapie familiari, diciamo. Perfetto, sì. Io ti ringrazio e dico che cominceremo poi con gli integratori a cicli, sì. Per mantenere la visione, certo. Ottenuta. Molto bene. Intanto noi continuiamo a seguire. Esatto, grazie tante davvero. Grazie, grazie Maria Rosa. Vi saluto, anche per... grazie a voi. Grazie anche per continuare a seguirci. Grazie davvero. Grazie a lei. Che signora gentile e che bella questa famiglia. Due famiglie. Sì. Ma probabilmente si sta, come posso dire, si sta diffondendo, anche allargando questo fenomeno, perché è chiaro che se conquisti la visione e in casa hai qualcheduno che ha lo stesso problema, vorresti proprio offrirgli la stessa opportunità. È facile che cambi, questa è la nostra spiegazione razionale. 10 minuti, dottor sì, Pinelli. Però, no, importante una cosa.
La nostra spiegazione razionale è questa. In realtà è facile che cambi la frequenza personale e l'altro vuole raggiungere la tua frequenza e fa la stessa cosa. Bene. Senta, abbiamo elencato prima delle patologie veramente impegnative. Queste sono, perché quando parliamo le retiniti partiamo dall'aiuto e poi arriviamo alla terapia, cominciare con la terapia è molto triste. Allora, voglio dire, con le malattie è molto triste, perché ce le hanno anche sottolineate un po' troppo con l'evidenziatore. Partiamo dal contrario. Madre Natura ha dei rimedi naturali, diciamo nutrizione, nutraceuta, integratori. Fermiamoci qua, perché sennò poi una gamma di cui noi abbiamo già un prodotto pronto. Abbiamo già una serie di altri prodotti in fieri e avremo una lavorazione di 4-5 prodotti verso fine anno con delle cose importanti. Il nostro prodotto, questo, comunque già aiuta a stare ad una retina robusta, sana in tempi di pace, l'aiuta a stare pulita. Quindi preventivo. Preventivo e anche coadiuvante di una pulizia retinica nei casi iniziali. Non possiamo dire che un integratore cura, non possiamo dire che un integratore. Però la cosa che possiamo dire è che qui non ci sono farmaci. È un integratore naturale che usa 4 elementi, sublinguale o nel tè, e poi noi lo degustiamo e poi lo mandiamo giù. Va preso al mattino, prima cosa che fai per mezz'oretta questo, e poi si fa colazione, eccetera. Si fanno cicli di 20 giorni sì e 10 no, per 3 mesi di pausa, altri 3 mesi, poi si va dal medico dopo un anno, quindi il medico di casa è l'integratore. È inutile vedere una retina di un maculopatico ogni mese dal dottore e tutte le volte dirgli che non vede, lo sa già, ha bisogno di una cura, ha bisogno di un sostegno, ha bisogno. E noi stiamo raccogliendo i dati anche su queste cose. Quindi lei ha molta fiducia in questo lavoro? Io ci credo tantissimo, io vedo i risultati degli OCT, pre, post, eccetera. Ma soprattutto se andiamo a prendere la letteratura internazionale di ognuno di questi 4 elementi, è infinita. Il problema è che venivano sempre studiati singolarmente. E noi abbiamo fatto come con Paracel, metti l'osmosi e metti insieme, abbiamo messo insieme. Il segreto sta nelle dosi, il segreto sta nella purezza del prodotto e il segreto sta in qualcosa che non posso dire, perché quando usciremo con la linea nuova sarà totale. Quindi diamo un po' di coraggio e un po' di belle notizie ai maculopatici, ai retinopatici. Non c'è solo la luteina, c'è anche qualcos'altro, c'è uno lifestyle da poter assumere. Sicuramente certi disastri a livello di retina, distacchi o maculopatie membrane, come diceva prima, sono dovute anche alla chirurgia. Fanno parte delle complicanze possibili di una chirurgia. Ecco, ma questi distacchi di retina anche in persone giovani, ma se come sono si molto spiegano? Perché sono molto miopi e evidentemente hanno una retina talmente fragile che va protetta con questi sostanze. Che sono anche eventi drammatici, molto spaventosi. Sono rari comunque, fanno molto notizia, per fortuna sono rari, e quando chiama uno che ha avuto un distacco di retina, 3 ore di trasmissione che dicono cose belle scompaiono, perché la notizia negativa fa una grossa presa, ci atterrisce, no? Mentre invece per fortuna sono rari. Ecco, ma per dire, anche dopo episodi come questi, un'integrazione a maggior ragione questo, è c'è, questo è ciò che fa la riprovina sulla cornea, questo lo fa sulla retina, cementa gli strati retinici in modo da compattare l'OCT. Questo è assolutamente, ci ho lavorato 5 anni prima di portarglielo qua, continuavo a promettere e non venivo mai, adesso è importante. Luteina, resveratrolo, mirtillo nero, centella, troviamo almeno 18 pubblicazioni l'una, ma negli anni 70. Bisognava trovare la proporzione giusta nel mettere insieme. Certo, sì. Se noi dovessimo cambiare le dosi, o isolare luteina, o isolare centella, o isolare mirtillo, non abbiamo un effetto di sinergia. Certo. Avremo anche colliri? Sì. Sì?
e ben altro. E ben altro, mamma mia, ci sta facendo venire l'ansia per la curiosità. Ben altro. Va bene, dai, pazientiamo, il tempo giusto e necessario. Intanto la buona notizia è che qualcosa si può già prendere e questo qualcosa è già il top che possiamo trovare sul mercato. Quindi dopo un distacco o per prevenire un distacco, per sentirsi più tranquilli con la cornea robusta. Se qualcuno in casa ha un maculopatico anziano e dice oddio, ho 40 anni, verrà anche a me? No, ma prendilo. Non è matematico che venga, però il Retinal Protector due volte all'anno fa bene a tutti, sportivi, chiunque. Chiaramente a chi ha già una retina un po' compromessa è il top. Perfetto. È il top per questo, sì. Bene, no, sono contenta perché ci credo moltissimo anch'io, quindi adesso personalmente devo dire li abbiamo sperimentati nella nostra famiglia, sono ottimi prodotti e poi quando ci sarà appunto il lancio, quello ufficiale, esatto, sì, avremo una gamma di prodotti, di integratori in cui poter scegliere quello che fa il caso nostro. Sì. Siamo in chiusura, sa dottor Pinelli, questa però trasmissione è volata via, ci è volata via. Allora, ricordiamo, tutti solamente a Seri Lugano troverete il dottor Pinelli. I numeri di telefono che potete fare sono questi, sia il numero internazionale che quello che ha il prefisso telefonico di Milano, ma in realtà è agganciato al numero internazionale, però per comodità, per chi non volesse pensare di fare un internazionale, ecco la comodità. E questo è il sito, se volete andare a vedere, www.serilugano.ch, perché è svizzera, /boxvisione. Quelli che hanno telefonato hanno un canale nei nostri studi questa sera, hanno un canale privilegiato perché già da stasera noi inviamo l'elenco con i numeri e, come dice spesso il dottor Pinelli, da domani o al più tardi da lunedì in Seri si mettono all'opera per ricontattare. So che lei lavora domani. No, domani abbiamo già quattro persone pronte per chiamarvi. Adesso fa lo svizzero e quindi lavora sempre. Per esatto. Noi l'appuntamento è ritorna il secondo venerdì del mese, quindi più o meno fra 15 giorni. Vi ringraziamo tantissimo, proseguono i nostri programmi se volete il vostro ascolto. E niente, è stata una bella serata, sì, una molto, piacevole serata molto. Per tutti, grazie davvero. Buonasera e grazie. A presto, dottor Pinelli.